fare le missioni per, insomma, per salvarci tutti noi. I bambini sono stati molto attenti, anche perché la divisa è sempre, insomma, una cosa ben vista dai bambini. Il sogno di tanti bambini. Il sogno di tanti bambini, sì. Assolutamente. Ecco, la testimonianza è questa anche di tante scolaresche che abbiamo visto in questi giorni rendere omaggio alla memoria di questi tre giovani vigili del fuoco. In sintesi, le riflessioni che abbiamo fatto a scuola le abbiamo sintetizzate insieme ai bambini in questa frase: ora noi con voi, ogni giorno voi con noi. Stefania. Momento di silenzio e di raccoglimento, durante il quale voglio ringraziare particolarmente Luca Carlo. Molto difficile oggi, bisognerà essere distanti, riuscire a trovare la concentrazione per parlare e non portiamo tutti dentro di noi il dolore, quello che abbiamo vissuto in questi giorni. Non è molto molto difficile in questo momento. Gli occhi dicono tutto di queste persone, Don Stefano. Sono gli stessi che si vedevano ieri sera, ma in centinaia di persone fuori dalla caserma. È stato un pellegrinaggio incessante che oggi ha forse il momento più significativo. Persone che in maniera continua, così partecipata, così sentita, hanno sentito il dovere, quasi forse, di restituire una visita, di restituire una carezza, di restituire una presenza che avevano sentito vicina. Ecco, vediamo le lacrime che sgorgano senza un'espressione. Sì, oggi è una espressione di grande vicinanza anche allo Stato, anche a coloro che sono, che dedicano la loro vita a servire il paese. I vigili del fuoco forse sono l'espressione più vicina, più significativa, che in ogni emergenza, in ogni difficoltà i cittadini percepiscono come... Ma anche più piena, Don Stefano, perché ogni tanto alcune parole suonano retoriche, suonano vuote. Gli uomini dello Stato, in questo caso, di grande impegno, di grande sacrificio, sono piene delle azioni. Eh sì, è questo che fa la differenza, altrimenti tutti questi fedeli, queste persone oggi non sarebbero qui, se non avessero percepito che dietro alle parole qui contavano i gesti, contava la vita di impegno per gli altri. E allora sì che ha senso essere qui, allora sì che ha senso partecipare a un dolore che magari non ci tocca di persona, perché sono persone che molti non conoscono, ma noi ad Alessandria sì, però c'è una partecipazione che va al di là della vicinanza concreta, precedente, di una vita magari non condivisa, ma il servizio, la dedizione fa sì che tutti oggi li sentano vicini. Don Stefano, forse è sempre così brutto banalizzare, contrapporre il bene al male, ma in questo caso la contrapposizione fa assumere un significato netto, no? Da una parte un'azione che è per forza espressione del male, dell'animo. Sì, tra l'altro in maniera del tutto inspiegabile, che oggi ancora dovrà trovare le risposte che le indagini daranno. Oggi noi viviamo questo, tocchiamo questo, che in questa cattedrale riassume i sentimenti e i desideri di tutti: stare uniti, stare vicini, perché questo male che nel mondo c'è e che non si cancella non abbia l'ultima parola. Oggi l'ultima parola sulla vita di questi ragazzi deve essere questa, quella che le immagini oggi ci stanno trasmettendo, i volti certo addolorati ma anche pieni dell'amicizia, della condivisione che questi uomini forti, che hanno speso una vita per il servizio degli altri, ci lasciano come insegnamento. E ricordiamo anche quei lavoratori che oggi vorrebbero essere qui e che invece sono
insomma, nell'Alessandrino, vicino a quel casale, a fare i rilievi. Sono uomini dei carabinieri, uomini del RIS, uomini dei vigili del fuoco che non possono smettere di fare il loro mestiere perché quell'area va bonificata, perché bisogna essere sicuri che non ci siano altri inneschi, altre bombole. Sono solo macerie, probabilmente non sarà così, ma non si può smettere di lavorare perché quella che è stata una tragedia non possa avere altri strascichi tremendi, e quindi la messa in sicurezza, la bonifica e soprattutto anche questa attività di repertazione, perché non si può non smettere di cercare che altri elementi oltre alle bombole e ai timer per capire cosa ha causato quel secondo scoppio così deflagrante che ha ucciso Marco, Antonino e Matteo. Ricostruire la dinamica, repertare, trovare impronte digitali, capire da chi sono state comprate quelle bombole, capire che tipi di rapporti ci fossero in quella zona, col vicinato. Insomma, non si smette di indagare, non si smette di analizzare veramente ogni elemento e aggiungere dei fatti, no? Le relazioni umane sono dei fatti, le relazioni economiche, commerciali sono dei fatti, le relazioni tra la famiglia sono dei fatti. Ci sono le bombole, sono tutti elementi che la procura sta cercando di mettere insieme, non prediligendo una pista, perché insomma il procuratore l'ha detto, non bisogna mai innamorarsi di un'idea, ma bisogna cercare di fare parlare le prove.